I difensori di Chicago. Sei sempre il benvenuto qui, fratello. Divertiti. Cosa? Sono un uomo. Ti vedi, Buffy? Scappate! Toglietevi di intorno! Accidenti a voi! Levatevi dai coglioni, cazzo! Che cosa? Toglietevi dai coglioni se non volete che vi investa! Scappate! Belle gambe! Vieni dentro un minuto! Voglio vedere come ti muovi! Lurida puttana! Avanti, mostrami quello che sai fare! Toglietevi di intorno! Ehi, Frank, sei tu? Ehi, vuoi fare la mia guardia del corpo? Storie le abbiamo sentite tutti, giusto? Quelle sulle ragazze scomparse, dico. Pensavo fossero solo voci, sai, per farci stare buone, farci sentire più importanti. Come se potessimo sparire dalla faccia della terra. Vieni da me. Se vuoi vedere tutto, non si parla. Sì, tesoro. Gio, sbrigati, mi serve una mano. Se vuoi vedere tutto, come mai? C'è, biondino. Sei una professionista da paura, baby! Devi pagare. C'è, biondino. Non lo so. Ti piace l'aspettare? Penso che me ne torno a casa, ok? Me ne vado. Ma che stai dicendo? Sei diventato Finocchio? È il tuo dio al celibato. Lo conosco, ma non mi ricordo come si chiama. Faccio finta di niente. Ehi, chi sei? Della morte quello. Santo cielo! Merda! Ma che ci faccio? Potrei essere a Venezia o chissà dove. Per il culo. La miglior cosa al mondo che potesse capitare a quella stronzetta era il fresco scroscio della mia. Ho appena visto Dom. Ha detto che se non faccio divertire i suoi amici, mi manda alla Hawaii. Ehi, ehi. Senti, devi solo intrattenere i suoi amici. Non lasciare che pensino che gli appartieni. E pensa a qualcosa di positivo. Ci siamo passati. E dimmi un po', comico, dov'è che ti esibisci stasera?
sono Wade. Ho mandato dei ragazzi a prendere quel birdie. Se sta lavorando con il sicario, dobbiamo tarpargli le ali, subito. Richiamami quando metti al sicuro la ragazza. Dexter ha le mani su una fortuna e io ne voglio una fetta. Ci vediamo, vecchio mio. Avevi ragione. Dom stava cercando Victoria. L'ho raggiunto giusto in tempo. Buon per te, amico. Bravo. E anche sulle tue tracce. Sta arrivando un uomo. Si chiama Wade. Oh no, Cristo! Quello è fuori come un balcone. Devi portare subito il tuo culo qui. La situazione sta precipitando, si sta mettendo davvero male. Devo richiamarti.